Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 1505esima puntata di Eurotrack Simulator 2. Allora, ma... Ok, il camion si sente, no, sono io che ho il ventilatore acceso, lo sento poco. Perfetto, allora. L'altra volta avevamo una macchina qua davanti, adesso ne abbiamo due, quindi top. Partiamo subito, ragazzi, mi raccomando, attenzione perché non succederà mai più. Infatti si è bloccato il gioco perché neanche lui ci crede. Vero? No, si è bloccato proprio il mondo, ok. Si è bloccato forse il computer, ha frizzato perché... Ah, ieri ho fatto... Dovrà finire l'installazione dei drive, dell'aggiornamento di Windows. Non succederà mai più che mi ricordo che uno devo far gasolio quando parto. Ancora un pelo avanti, grazie. Due, mi ricordo anche che non devo andare... Aspetta che ho messo tutto strano qua. Che non devo andare per dove devo... insomma... come riesco a dirlo in modo decente? Com'è che oggi non riesco? Forse questo è troppo in qua. Non riesco a trovarmici oggi. Ok, forse così. Che non devo andare dritto, ma devo sterzare. Mamma mia, attenzione, cosa ho detto? Nel senso che devo girare a sinistra e non devo andare dritto qua. Fantastico. Amazing. Quindi non succederà mai più. Fammi controllare che non dico una bagianata. Infatti devo andarti qua. Umea e via. Poi andremo su. Oggi ho in previsione di pre-registrarmi 4 puntatine. Avevo registrato sabato, la vigilia di Ferragosto, sto video. E... questo è un brutto posto da uscire, soprattutto con un rimorchio così lungo. Quindi per voi oggi è il 17, martedì. Questo video l'ho registrato 14, esattamente alle 15.51, come potete vedere. Una volta lo facevo vedere sempre. Niente. Direzione est per il momento. Perché non è ancora nord-est, è solo est. Ferragosto è passato. Per me no, per voi sì. Periodi veramente fa un caldo allucinante fuori. Alexa, quanti gradi ci sono fuori? Alexa? Alexa? Quanti gradi ci sono fuori? "29 gradi", dice lei. Alexa, stop, non mi interessa sapere stasera. Rallento un pochettino, che non vorrei piantarmi sulle curve. Ok. Lei dice 29 gradi. Di là, alla temperatura, ci batte il sole. C'è anche da fare qua, ma è dietro. Ci batte il sole e di là fuori mi segna 38,8. Non so ancora. Sono arrivato... prima erano circa le 20, sono entrato in casa, faceva 37,9, ho guardato dopo 5 minuti 38,8, ok. Mi ero fuori, ho fatto pochissima strada, tratta di qualche chilometro, per fortuna la macchina l'ho lasciata all'ombra, era ferma. Sono partito, ho fatto qualche chilometro, venire a casa, quindi non sono stato a accendere l'aria condizionata, che ora che l'accendi e chiudi, non manda, ho detto, tengo i finestrini aperti, mamma mia. Sembrava di andare con il riscaldamento acceso. Veramente. Sono andato per voi settimana scorsa in montagna e c'erano 15 gradi. Ragazzi, stava di un bene. No, non volevo neanche crederci. C'è una rotonda. Non volevo neanche crederci. Ah no, aspetta, non serve mettere questo. Chissà perché lo sto mettendo. 15 gradi, ho detto no, ma qui... qui io mi trasferisco qua, ci vivo tutta l'estate. Però purtroppo tocca tornare a casa poi ogni tanto. Tanto sono tutto strambo oggi, ma cosa c'ho? C'ho i pedali che sono più in là. Generalmente cerco di tenere tutto in riga. Qui c'ho la scritta dello schermo, cerco di tenere questo al centro. E i pedali, c'è la scritta Logitech sui pedali, cerco di tenerli al centro con qua. In realtà sono tipo qua. Qua al centro un po' storto, direi. Infatti non mi ci trovo più di tanto, è che se li sposto probabilmente ci rimane il filo sotto con i piedi, devo mettere in posa la puntata, cucciarmi, mi cadono le cuffie in testa, mi viene nervoso perché poi quando succede tutto questo mi nervosisco, mi viene caldo, mi nervosisco ancora di più e vai, diciamo, e poi muori, insomma, come diceva quella di Zelig, no? Per chi se lo ricorda, non so se lo fanno ancora, non guardo più la televisione io da oramai sono mesi che non guardo più la televisione. Uso solo la smart TV, guardo 90% serie TV. Serie TV e poi un po' di video su YouTube per dormire. Diciamo che
Oramai è così. Guardo generalmente una perché di più non riesco, ma addormento prima, già tanto se riesco a vederne una, cioè delle volte che sono lì, no, devo vederla finire, sono lì, chiudo gli occhi, devo vederla finire, riapro, chiudo, apro, chiudo, poi è finita, ok, è finita, buonanotte, mi tocca uscire qua, vabbè, posso passare sopra. E il giorno dopo, guardo la puntata dopo, cavolo, che cos'è tutta sta roba? Me la sono persa, perché io sì che guardo una... Non dirmi che non mi fa passare, non può essere che non mi fa passare di qua. Non esiste, deve farmi passare, non posso rifarmi, cioè se non mi fa passare di qua, lo sai che vuol dire che io devo farmi tutta questa, no, non può essere, deve farmi, piuttosto mi teletrasporto, insomma, non ha assolutamente senso rifare tutta la strada giù di là. No, il problema magari è qua. Qui non ce n'è chiusi. Perché non potrò chiudere la recensione là, che siamo parecchi vicini. Se c'è un cartello di qua non lo prendevo, no, non sono molto coordinato a giudicare. E quindi tocca riguardarmi la puntata da capo per capirci, è un casino. Generalmente, vabbè, se le TV cambiano, film sono troppo lunghi, non ce la faccio vedere. Film, mi metto tranquillo un attimino, se no non ce la faccio assolutamente a guardarmi i film alla sera. Perché devo avere la televisione per dormire? O sono proprio stanco, parecchio stanco, o se no mi serve la TV per dormire. È una cosa che sono sempre stato abituato fin da bambino, avere la televisione che ti fa compagnia per dormire. Altrimenti li devo sentire parlare, devo vedere le immagini che cambiano, anche se poi sono, non la guardo. Proprio vedere un po' di luce che cambia e sentire parlare. Quindi devo averci qualcosa. Prima non mi ricordo, perché poi adesso come ho iniziato la seguivo anni fa su Real Power, non so chi, lo conosce, lo youtuber, e lo seguivo per Minecraft Ita, quella serie, penso la sua serie principale, lo seguivo già tanto tempo fa e ho detto ma sì dai cominciamo a tante delle tante puntate. Mi guardo, comincio a guardarmi dalla prima puntata della stagione 2 e me ne guardo tutta in avanti finché non dormo, ho il transa, poi la televisione ci metto il timer tipo un'ora da quando l'accendo, sicuramente dormo già dopo, quindi mi guardo la mia serie TV e poi metto, vado YouTube, metto un episodio di questi di Super Power e mi fa dormire. E nada, ce ne sono tanti. Poi quell'epoca lì, diciamo, quel periodo lì, non mi ricordo che anni fossero, 14 anni, 2014, anni, 2014. Era un periodo che, non so, 15, forse anche di più. 15, 14-15, un periodo che lo seguivo molto. Proprio mi ricordo che uscivi, i suoi video uscivano all'una. Io alle 12:59 stavo qui F5, aggiornavo la pagina di continuo su YouTube. Finché non usciva il suo video e me lo guardavo perché mi piaceva veramente tanto. Poi ho smesso a guardarlo da quando ho cominciato a fare collaborazioni con gli altri ragazzi, non mi è più piaciuto e quindi ho smesso di guardarlo. Però quelle puntate mi piacevano veramente tanto. E niente. Diciamo che oramai come youtuber io ne seguo veramente veramente pochi, cioè la maggior parte sono youtuber che fanno video saltuariamente, diciamo un po' a caso, non hanno sicuramente non gameplay, di gameplay non penso di seguire nessuno, zero proprio, fammi un po' pensare, se seguo qualcuno che fa gameplay, che guardo perlomeno, che magari sono iscritto, tipo Mr. German Truck, che magari ogni tanto fa qualche video, ma prima li faceva senza voce, poi adesso li fa anche in tedesco, non si capisce niente, quindi non, giusto. Il titolo, cioè tipo qualche foto anche come copertina bella, altrimenti scusate un po' di singhiozzo, altrimenti neanche, e per altri veramente pochissimi, vediamo tra le mie iscrizioni cosa c'è, vediamo le iscrizioni magari tra ieri e oggi, YouTube qua, vediamo chi c'ha iscrizioni. Questi qui fa video tipo emergenza in Olanda, pompieri, polizia,
Ambulanza. Questo qui di Ferri, per quanto riguarda la tecnologia, trovo utile. Angelo Greco, che è un avvocato, è utile, i suoi video tornano utili. Non so se... No, probabilmente voi non vedete niente. I suoi video tornano utili a volte, cioè così, per curiosità, giusto per un po' di informazione generale. The Grand Tour, Tracker Dash Cam Sweden, Chris Martin EMS, che è un altro paramedico inglese. Drive K, per quanto riguarda le macchine, anche se oramai non lo seguo quasi più, non mi piace molto più lo stile come fanno i video. Remus Lazar, che è un ragazzo che ha cominciato a fare video da relativamente poco, io ho iniziato a seguire da poco e mi piacciono veramente tanto i suoi video. Remus Lazar con la Z. Se volete cercarlo per camion, fa vedere lui che consegna, fa vedere i carichi, gli scarichi, è veramente bravo. Secondo me fai video veramente fatti bene, mi sembra un bravo ragazzo, sentirlo parlare. Mi piace come fai i video, quindi se vi interessa, i suoi video secondo me sono veramente molto interessanti. Questo qua fa degli short, fa l'autista degli autobus, lo seguo, non so neanche perché. E Ali Low, che è tipo uno che prima faceva, scalava gli edifici, ora devo rallentare, quindi abbiate pazienza. Scalava gli edifici, faceva delle challenge, tipo si faceva chiudere dentro i posti che chiudevano a notte, così. Ma anche lui non lo seguo quasi più, vedo i suoi video, ne guardo 3 secondi e poi lo chiudo perché poi mi diventano un po' noiosi. Poi vediamo cosa c'ho. Questa qua, Valkyrie, è una ragazza, una streamer che la seguo solo perché è bella, diciamo così. Poi Happiness by the Mile, che è una ragazza anche lei, lei deve essere de... Non mi ricordo quale Stati Uniti, uno degli Stati Uniti, è statunitense. Ha cominciato come autista la sua carriera, diciamo, su YouTube, così si può dire. Adesso è diventata tipo una manager, una cosa del genere, quindi è cambiato leggermente il contenuto dei video, però sì, sempre simile. Allora, qua dicevamo che forse c'era da fare gasolio, poi vabbè, gasolio l'abbiamo fatto, io vorrei passare qua a vedere se trovo un posto da fermarmi, che almeno chiudiamo la puntata. E poi vabbè, gli altri magari sono più vecchi ancora, ora non sto tanto a perdere tempo, vabbè, qua ne ho ancora due. Questo qua, Gohan the Husky, che è un canale di questo qui che ha l'Husky, un cane. Truck Driver World, che è un tedesco che però parla in inglese quindi si capisce qualcosina. Fa video col camion, fa vedere anche lui che ogni tanto carica, scarica, vanno i posti stretti. Agrar Hunter, che fa video un po' di farming simulator, fa vedere mod magari belline. Croce Rossa Italiana. Noisy Boy. E poi c'era di nuovo Angelo Greco, ma adesso è giunto il momento di andare a parcheggiarsi, basta. Vi ho detto un po' delle mie iscrizioni, vi siete fatti un po' gli affari miei. Non è niente di personale, niente di privato. Quindi. E come vedete, tra questi che fanno gameplay non c'è assolutamente nessuno. Forse c'è questo qui che vi ho detto adesso del modo di farming simulator, ma fa solo vedere magari con qualche cinematica le varie mod e niente di più. Anche perché veramente mi diventano troppo pesanti, non ce la fa. Non pesanti perché, ma non riesco a guardarle più i gameplay, quasi niente. Seguo uno youtuber, sì, al momento sto seguendo dei gameplay di uno youtuber inglese, americano, l'accento è americano, quindi credo sia americano. Si chiama Direwolf 20, ovvero Direwolf 20, qua un parcheggino. Magari alcuni di voi lo conoscono per Minecraft, dato che avevo iniziato a giocare con i ragazzi del team, con quelli con cui gioco a farming, un pochettino a Minecraft. Non sapevo assolutamente niente di mod, allora ho cominciato a guardare qualche suo video. Giusto per un'infarinatura generale, qui passa il traffico, magari anche no, quindi potrei fermarmi qua. E quindi seguo lui. Qui qualche suo video lo guardo. Qui non è che io non vorrei infilarmi in sti posti perché, beh, ma magari riesco a fare il giretto, sai?
Facciamo un salvataggio rapido perché non vorrei finire nel void. Qui c'è uno scalone, non è uno scalino questo. Eccolo qua. Tum, povero cane. Ok. Perfetto, direi che abbiamo trovato il posto da fermarsi. Ora qua uscire sarà un 1, 2, 3, qua sto contando le parole che devo dire poi per uscire. Di là posso uscire o è collegato? No, beh, se riesco a farmi un giretto qua. Sì. Ma forse anche collegato di là. Se fosse collegato di qua sarebbe oro. Vediamo. Perché di qua si riusciva a uscire abbastanza bene. Sì, allora ci fermiamo qua, proprio ci buttiamo qua. Io direi che per questa puntata può essere tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Ciao a tutti.